considerando tante situazioni, ha subito preso al cuore e ha seguito con impegno il nostro programma. Grazie. E grazie. E grazie al suo successore Don Nicola Scordamante, mio cugino. Grazie ai tecnici, architetto Congeli e ingegnere strutturale ad Alberto Paraguay, sempre attenti a venire incontro alle mie assurde richieste. Grazie all'impresa costruttrice, la ditta dei Poli, anche loro si sono abituati a fare salti mortali nel vero senso della parola. Avevo Igor come mio alleato per poter venire incontro alle mie solite richieste assurde. Grazie a tutte le maestranze intervenute, Gregorio Logacono, l'artigiano del legno, sovente l'ho fatto lavorare anche di notte, gli altri gessisti, i fratelli Colaggio, in modo particolare il signor Carlo, che nonostante fosse già in pensione e con qualche problema, qualche acciacco, ha voluto essere lui a fare le varie cornici. Grazie a Stefano Grillo per gli infissi, a Grillo Giuseppe per la parte elettrica, Carlo Ferraro per la tonneria e spero di non aver dimenticato nessuno. Per l'arredo liturgico grazie di vero cuore a Pietro Colloca, che è il mio figlioccio, è scultore, insegna, insegnante di fonderia presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Le statue realizzate e poi poste sulla facciata della chiesa sono opera sua. Ed ha anche fuso i lavori che alcuni li ho fatti io, ossia alcune cose che vedete, le croci, la pala dell'altare e del genere. E è stato molto prezioso il suo lavoro, senza del quale non si sarebbe potuto realizzare quanto oggi vediamo. La sua capacità artistica è molto legata ad un maturato senso religioso che trova adempimento nella ricerca di equilibrio e armonia. Grazie Pietro. Grazie ai veteranisti della ditta Luxart di Firenze che hanno saputo dare luce a tutto. Grazie a Michela Ferrara e a Mattia Cembrini per essersi affiancati nel processo di doratura delle singole parti. Ed ora grazie a voi, caro Sindaco. Ho aspettato questo momento non perché vi ritengo in secondo ordine, ma proprio perché ci tenevo a sottolineare l'ammirazione per tutto quanto avete fatto. Voglio ricordare che questa amministrazione ha dato il 30% degli oneri di urbanizzazione per 14 anni, a 4 anni. Era bello. Più di 15.000 euro per la realizzazione delle statue. Un altro contributo per la sistemazione del pavimento per entrare alla chiesa, hanno regalato anche la pisside che oggi sarà portata all'altare, insomma la vostra, e ha promesso ancora fondi. Io ormai ho studiato la strategia per poter arrivare a... sono al sicuro. Insomma, caro Sindaco, la vostra attenzione ha favorito il desiderio di tutta una comunità di avere una chiesa dignitosa e grazie di cuore per quanto mi state vicino in tutte le situazioni. Grazie al Comitato Pro Chiesa con il quale ci siamo confrontati costantemente e sono stati molto vicini, permettetemi senza che nessuno s'offenda di ringraziare in modo particolare a Pina Cotromea, a Darna e Collia, che si sono veramente donati in tutto e per tutto. Oramai chi li vede scappa perché pensa li ribattezzeremo, li chiameremo Matteo. Grazie ai confratelli qui convenuti di vero cuore, grazie alle forze dell'ordine presenti, alla protezione civile, la Croce Rossa, la banda musicale, il servizio audiovisivo, il coro. Grazie a tutti voi, cari zambronesi, per aver dimostrato vicinanza. Per aver dimostrato vicinanza, non creda. Senza
non avrebbe avuto realmente senso. Come vi dicevo quando siamo partiti, ciò che a noi serve è l'unità di spirito e la comunione nel Signore Gesù Cristo. Il resto sono certo che avrà da sé, e questo è accaduto. Che il Signore possa benedire noi e chiunque entrerà in questa Chiesa. Grazie a tutti.